Sindaco, chi è lo Scorza Mauriello, per chi non è di Eboli? Lo Scorza Mauriello è un piccolino monachicco, diciamo monacillo, che fa degli scherzetti, a volte sono scherzetti positivi, a volte sono scherzetti negativi, dipende da come, diciamo, prende a simpatia o antipatia quella persona. Io vivo dei ricordi di mio nonno che mi raccontava lo Scorza Mauriello che girava e rotolava nel centro storico di Eboli, è una tradizione che sto tramandando a mia figlia, sono momenti belli, tradizionali, che ti fanno, diciamo, tenere le il tuo rapporto con il nostro centro antico, con la nostra tradizione, e contemporaneamente diventa anche una forma di promozione turistica. Per i giorni del 31 ottobre e del 1 novembre Eboli preferisce puntare sulle proprie tradizioni con la notte dello Scorza Mauriello, ispirato al magico folletto collega napoletano del Munacello e del Munachicchio Lucano. L'evento, presentato questa mattina al Comune di Eboli, è promosso dalle Tavole del Borgo, che riuniscono i ristoratori del centro storico. Per 4 giorni, dal 28 ottobre al 1 novembre, il centro antico sarà un unico palcoscenico aperto, con cene spettacolo, intermezzi teatrali e musicali ed eventi letterari. Con una tradizione che è una tradizione popolare che abbiamo voluto riprendere 10 anni fa con le Tavole del Borgo, e che io ricordo, l'ho sempre seguito fin dall'inizio, nei vari ruoli che ho assunto anche a livello istituzionale, ma da 2 anni abbiamo voluto rilanciarla ancora di più. Quest'anno siamo al 10° anno, abbiamo visto che c'è stato un coinvolgimento grazie alla rete che abbiamo messo in campo noi con l'associazione Tavole del Borgo, con il concorso nelle scuole, si vedono qui le opere dei bambini, i recuperi della tradizione nelle scuole, il coinvolgimento di tanti bambini stranieri, appunto conoscendo e facendo conoscere la tradizione che i nostri avi ci hanno tramandato e che noi tramandiamo ai nostri bambini, e contemporaneamente un legame significativo con la città di Matera, la presenza del vice sindaco, la presentazione di un libro sui monachicchi che è collegato appunto alla tradizione anche del Cristo si è fermato a Eboli, quindi rappresentano secondo me un momento di crescita, di elevato livello culturale, che mette sempre di più Eboli al centro della promozione culturale, storica e artistica, e contemporaneamente anche una promozione dei nostri prodotti a chilometro zero, riprendendo anche le tradizioni della Lucania. Noi ci sentiamo molto lucani, Eboli è stato individuato come punto di riferimento, diciamo, alle porte del Cilento, del Seretanagro. C'è un motivo perché ciò accade, perché anche il nostro modo di promuovere e di portare avanti le politiche culturali mirano a valorizzare sempre di più le tradizioni locali.